grafologia e criminologia. Allora, partiamo da una definizione di personalità. La personalità è considerata il prodotto di un'interazione dinamica tra l'aspetto genetico e l'aspetto ambientale. Quando parliamo di ambiente, naturalmente, non intendiamo semplicemente la famiglia, le circostanze personali, successe dalla nascita in poi, ma determinante risulta anche il contesto storico di appartenenza, la zona geografica in cui ci troviamo a vivere. Per cui, per capire una personalità, in realtà noi dovremmo essere in grado di scorgere tutte queste dimensioni concentrate all'interno del singolo individuo. Ora, non c'è chiaramente nessun test di personalità che possa fare questo, però l'analisi della scrittura sì. L'analisi della scrittura permette di mettere in luce quali sono le caratteristiche comuni a una certa epoca storica per cui la persona è nella norma e quali sono invece gli aspetti che la collocano fuori dalla norma. E pertanto l'approccio grafologico alla devianza ha questo innegabile vantaggio. Consente lo studio della personalità criminale analizzandola nel suo contesto sociale, storico, geografico. Facciamo un esempio rispetto a due serial killer, uno vissuto nell'Ottocento e uno contemporaneo. Due famosi serial killer di prostitute, che le prostitute sono considerate la categoria più a rischio perché sono anonime, sono poco protette socialmente, visibilità zero e quindi sono una categoria di donne su cui facilmente uomini disturbati scaricano il loro immaginario, i loro conflitti irrisolti col femminile. Cominciamo con il più famoso, Jack lo Squartatore. È l'appellativo dato a uno sconosciuto serial killer che agiva a Londra nell'autunno del 1888, uccise sicuramente, sono a lui attribuite 5 vittime, però il numero esatto non si sa, da 5 a 15 più o meno. Il suo modus operandi appunto prevedeva vittime scelte esclusivamente tra le prostitute che assassinava tramite sgozzamento per poi infierire sui loro corpi. La polizia all'epoca ricevette moltissime lettere di sedicenti Jack lo Squartatore. In realtà solo alcune vengono considerate attendibili. Questa che vi faccio vedere adesso, per esempio, è considerata molto attendibile anche perché insieme alla lettera è stato allegato un rene, un pezzo di rene, e una delle 5 vittime prostitute, in effetti, a una di loro era stato tolto un rene. E cosa vediamo in questa scrittura? Naturalmente vediamo appunto una scrittura corrispondente al tipo di azione operata, quindi sangue, aggressività violenta, angoli A, intozzature, marcature, cioè una personalità che è compatibile con un'epoca dura, violenta e impensabile per il mondo contemporaneo. Non esiste un serial killer che opera oggi con caratteristiche simili, per quanto efferati siano i suoi delitti. Questo è veramente uno che squartava, possiamo. Venendo al nostro serial killer contemporaneo, questo Robert Lee Yates, lo vediamo fotografato, apparentemente imperturbabile, mentre viene condannato a 408 anni di prigione per aver ucciso 17 prostitute negli anni 90. Era il tipo più normale che si poteva immaginare. Non solo lo si vede dal punto di vista fisico, ma anche sposato, 5 figli, classe media, pilota decorato di elicottero. La doppia vita, diciamo, consisteva nel fatto che in questo periodo frequentava delle prostitute, le uccideva ed è arrivato al punto di seppellirne una sotto la finestra della sua camera da letto. Ora, guardi, uno sguardo così dato globalmente alla scrittura, vediamo una scrittura più anonima possibile, una scrittura normalissima. E a conferma dello stupore che questo fosse il famoso serial killer, ci sono state le dichiarazioni dei familiari, increduli, non potevano accettare, hanno dichiarato che Bobby è un figlio amorevole, attento, sensibile, un fratello simpatico e disponibile, un padre comprensivo, generoso e dedito alla famiglia,
cui piace giocare a football, pescare e andare in campeggio con i figli. Un particolare della scrittura che ci permette di vedere da vicino la pressione, il primo indicatore grafologico di emotività fuori controllo. Vedete che qui non c'è emotività fuori controllo, c'è frammentazione psichica, ma non patologica, c'è una frammentazione data dal segno staccata, per cui io viaggio a compartimenti stagni e li tengo separati, ma niente di patologico, per cui la famiglia non è che fosse cieca del tutto dicendo che il padre, il marito, il fratello si comportava in modo esemplare. Allora, teniamo presente che la grafologia è l'unico test di personalità che riesce a tener conto contemporaneamente sia delle variabili collegate all'epoca storica e sociale di riferimento, sia dell'unicità della persona che esprime quel particolare comportamento deviante. E possiamo capire, osservando la scrittura, proprio grazie a questa particolarità, se la personalità si colloca nella norma, fuori dalla norma, rispetto a specifici tratti di personalità diffusi nell'epoca di riferimento. Anche qui, se siete interessati all'argomento, vi raccomando la lettura di questo libro, Storie di Serial Killer, in cui si analizza la personalità di 45 uomini, tutti maschi, che hanno compiuto questi atti criminali.